Questo è un video in cui vorrei far vedere il mio flusso di lavoro, per usare un termine un po' altisonante, mentre studio la lingua giapponese. E il mio livello attuale è diciamo, l'N3 scarso, quindi ho superato l'N4 in realtà già da qualche anno e attualmente sto studiando per l'N3. Come numero di ore di studio al giorno cerco di stare sull'ora di studio circa, ovviamente nel fine settimana come oggi è di più, nei giorni in cui devo lavorare non sempre riesco a raggiungere questo obiettivo dell'ora di studio, anche se devo dire che tra la mattina presto e la sera tardi, bene o male si riesce a fare tutto quanto. In questo video sto utilizzando un iPad, in particolare un Pro da 12,9 pollici. Qualsiasi dispositivo Apple è fondamentalmente in grado, anche credo l'iPhone, di utilizzare le stesse funzioni. Chiaramente io utilizzerò dei software per la scrittura, come questo che state vedendo, che andrò a presentare a breve, che non sono necessariamente compatibili con l'iPhone, in particolare perché io utilizzo l'Apple Pencil. In alternativa a questa sezione dello schermo, dove sto facendo vedere il software, voi potete tranquillamente utilizzare carta e penna. Il software che utilizzo, in questo caso, si chiama ZBrush, in particolare la terza versione, ma anche la seconda va benissimo. La terza è un pochino più orientata a delle funzioni artistiche, ma devo dire che mi piace anche meno come riesce a simulare il pennello rispetto alla versione 2. Se avete la possibilità, provatele entrambe prima di acquistarle. È un software a pagamento. Fondamentalmente io, mentre studio la lingua, ho piacere, di, imparare anche, più che di imparare, di, in qualche modo, ripassare quello che faccio, nei corsi di calligrafia, giapponese che seguo. Assolutamente non è, né, indispensabile, secondo alcuni non è neanche utile, poi dipende dal punto di vista, saper scrivere, correttamente, l'ordine dei tratti dei caratteri, o addirittura saper, in qualche modo, le regole di base della calligrafia, però è un qualcosa che personalmente mi aiuta anche a, appassionarmi ulteriormente allo studio della lingua. Per regole della calligrafia, ovviamente si intende l'entrata, l'uscita, quindi questo è un tratto fatto male, ma orizzontale, in cui si deve entrare in un certo modo, si deve uscire in un certo modo, quindi in teoria il movimento è questo dell'uscita. Ora non è questo l'obiettivo del video, però poi quando andrò a fare qualche carattere, sì, magari si vedrà meglio. Proviamo a zoomare un po' di più, per esempio il carattere di bocca, in teoria dovrebbe, allora, queste linee qui dovrebbero essere tutte quante allineate con lo stesso angolo, quindi nello stesso modo. L'ingresso, vedete, l'ingresso e l'uscita hanno una modalità particolare di essere realizzati e questo tratto dovrebbe avere fondamentalmente questa forma un pochino a stringersi qui in questo modo e poi vabbè, ci sta il tratto di sotto dove questi tre tratti 1, 2 e 3 hanno più o meno lo stesso spessore. Questo tratto invece appunto ha uno spessore un pochino più importante, come spesso avviene nel kaisho, dove il tratto di destra può essere più spesso, spesso e più spesso degli altri. Per chi non lo sapesse, il kaisho è lo stile, diciamo, stampatello, si potrebbe chiamare in modo improprio. Io non sono un esperto, lo dico, l'ho già detto, lo ribadisco, chiunque voglia poi approfondire gli argomenti è ovviamente invitato a entrare in contatto con persone qualificate e possibilmente con dei titoli di studio. Io ad esempio sono terzo dan, quasi in realtà pre-terzo dan di calligrafia, quindi in teoria potrei iniziare a dare qualche suggerimento sull'insegnamento, ma chiaramente non me la sento. Vi consiglio, per chi dovesse essere interessato alla calligrafia, di visitare il sito Boku Shin, che significa cuore di inchiostro, e in particolare di cercare informazioni sul maestro Nagayama,
che fa corsi, seminari e tutto in tutta Italia, quindi può essere interessante. Affidatevi sempre anche per la lingua giapponese a persone che siano in grado di darvi dei consigli giusti. Ognuno interpreta lo studio come vuole. Io personalmente l'ho preso con estrema calma, non faccio corse, ho impiegato anni e anni e anni anche solo per arrivare a un livello N5 rispetto a persone che magari ci mettono pochi giorni, già in 30 giorni, in 60 giorni si trova di tutto, addirittura ci sta chi sostiene di riuscire ad arrivare a un livello N1 e quindi a un livello molto alto già in un anno. Chiaramente dipende dal numero di ore di studio che voi potete in qualche modo completare ogni giorno. Vi consiglio di vedere anche il sito di Nihongo no Mori, quindi la foresta del giapponese su YouTube. Hanno anche fatto un'app da poco, molto interessante, un sito completamente gratuito per chi dovesse avere un livello anche inferiore all'N5. È già presente del materiale molto interessante, per non parlare poi di chi dovesse essere a livelli N2, N1. Io no, non posso parlare in modo competente, ma parlo per sentito dire, avendo io visto solamente tutti i video relativo all'N3, comunque mi sono fatto un'idea. È un percorso molto interessante quello che loro propongono. Ho fatto una rapida introduzione incompleta e me ne scuso. Passiamo un attimo a vedere come funziona questo, diciamo, qual è la mia proposta per la modalità di studio. Utilizzo sulla sinistra il software Anki, quello che sto scrollando adesso, è un software di ripetizione spaziata, di cui anche qui vi consiglio di documentarvi su internet per avere maggiori informazioni. La cosa bella è che è un software open source per Android e computer e Windows, credo ci siano anche delle versioni Linux. È un software purtroppo a pagamento sull'iPad, però a mio avviso vale tutto quello che vi chiedono. Non mi ricordo i prezzi, sono software che ho comprato tutti, diciamo, in particolare anche probabilmente più di 5 anni fa, quindi ovviamente vi darei un'informazione non aggiornata. Vedete un attimo sullo store ufficiale quello che vi può essere detto. In questo software trovate sia delle collezioni per studiare prefabbricate, tipo queste due che leggete in cui c'è scritto anime, sono due deck di cui credo. Ah, non so. Vi volevo far vedere le informazioni, forse si ottengono. Chiedo scusa, questo. Volevo farvi vedere da dove li avevo scaricati, poi comunque a chi fosse interessato, sono disponibili sicuramente sullo spazio condiviso di Anki, per ora questi, quindi vi invito a vedere. Altri ovviamente sono dei mazzi che ho creato io, altri ancora sono delle combinazioni di materiale che ho trovato, mazzi che ho caricato e quant'altro. Co che cosa faccio io durante lo studio, durante le ripetizioni? Chiodi. Quindi fondamentalmente avete sentito, parte, questa è una carta audio, Cho-Chin, Chiodi. anche insomma, sugli accenti del giapponese ci sarebbe tanto da dire, Cho-Chin, io non mi ricordo in questo momento Cho-Chin cosa vuol dire, vado sopra, è la lanterna di carta. Allora, eventualmente io posso anche scrivere il kanji nel tentativo di memorizzarlo. Come vedete, questa è una carta, per esempio, che avevo creato io con una lettura automatica. Al momento dico che non me la sono ricordata ed era già comparsa questa mattina prima, però continuo a non ricordarmela. Proposta, lampada sono, diciamo, i due radicali presi dal Remembering the Kanji, questi due elementi qui, poi andatevi a vedere cos'è il Remembering the Kanji, è un metodo per, diciamo, è una delle tante proposte su come memorizzare i kanji con delle storielle che poi dividono il kanji. Per esempio, in questo caso potrebbe essere, che ne so, dito, sole, questo sotto non mi ricordo che cosa sia, e questo qui potrebbe essere fuoco, eccetera, e creano delle storie, tipo, ne so, il fuoco va su quest'altra cosa in modo tale da facilitare la memorizzazione. Andiamo a dire, io premo il 10 minuti again, quindi non mi sono ricordato questo elemento. 後悔Kokai. してもしょうがない。Quindi kokai shitemo.
Shogunai, anche questo non mi ricordo in questo momento cosa vuol 後悔、dire. Ah,後悔è してun もしょうがない。rimpianto. Anche qui io posso scrivere. Eccoci qua. Kokai. Kokai, quindi per ora vi ho fatto vedere solo cose che non mi ricordo. I punti deboli prima di tutto. Comunque, Kokai, Shitemo, Shoganai. Appunto, non ha senso avere rimpianti, rimorsi, non so cosa. Andiamo avanti. 感覚、冷えて指の感覚がない。Ok, questo forse me lo ricordo e quindi io che cosa faccio? Mi scrivo il kankaku, che è la parola principale, la prima che è stata detta in questo mazzo. 感覚。Ho ripremuto il play per risentirlo. Allora, il kan dovrebbe essere questo, ora sto scrivendo velocemente. Il kaku non mi ricordo, comunque ha detto che ha le dita fredde, quindi hiete. Il dito dovrebbe essere una cosa del genere, però questi due elementi potrebbero essere invertiti, anzi forse lo sono. Dice non sento le dita perché ho freddo, non percepisco kankaku. Ora il kaku purtroppo non mi ricordo, vediamo. 感覚、Ah, era questo冷えqui, て指のdi感覚がない。memorizzare, tra l'altro. Ok, e va bene, diciamo, il dito effettivamente è fatto al contrario, quindi è fatto così. Io ora scrivo in modo molto rapido, è solamente potete utilizzare, ripeto, anche un foglio di carta. Con questo è più simpatico, perché poi invece se uno ha voglia di, a mio avviso, rilassarsi, poi non per tutti è detto che sia un esercizio rilassante. Questo tratto qui è sbagliato, dovrebbe essere meno curvo e più dritto. Comunque, vabbè, qui io posso andare a diciamo fare una cosa un pochino più artistica e intanto rifletto su quello che sto studiando. Questi sono tre tratti e non due, una cosa del genere. Kankaku, quindi non... vabbè. Questo è probabilmente Moshikashitara. Moshikashitara, dove qui mi sono mangiato il pezzo del もか. しかして。Ok, Moshikashite, scusatemi. Comunque, diciamo che più o meno me lo sono ricordato. E così si va avanti. Questo qui è essere arrestati, Taiho, credo.逮捕。Ok, Taiho, e così via. Ora継è続。inutile che 物事は根気よく継続することvado が大切です。eccessivamente avanti in questo mazzo, che è quello comunque che io utilizzo principalmente con le parole e tutto. Vi volevo anche far vedere qualche cosa ulteriore. Proviamo questo che è un mazzo di ripasso di grammatica. Reizoko ni cupcake ga, qui dice probabilmente ni ko vuole dire perché ko, se non mi ricordo male, è scritto. Forse qui ci sta anche questo pezzo che mi sono dimenticato, dovrebbe essere gli oggetti piccoli. 冷蔵庫にSì. カップケーキが2個ある。Quindi ci sono due cupcake nel frigorifero. Vi volevo proporre, oltre a questo, quindi questo è un mazzo di grammatica, vabbè, e altre cose ovviamente, tra cui questo e ecco, vi volevo proporre anche un ulteriore software che secondo me è estremamente interessante, che si chiama Dictionaries, che è questo qui. E che cosa succede? Che mettiamo che io non mi ricordi o voglia una traduzione un pochino più accurata con degli esempi in italiano di questo, vado a copiarlo, dopodiché io qui sulla destra mi sono tenuto il mio dizionario, Dictionaries, vedete, è incollato da Anki in automatico, questo è un setting che si può impostare. Cosa succede? Questo qui è un dizionario che è il dizionario di italiano-giapponese che si trova di solito nei Denchi Jisho, quindi nei dizionari portatili, dove voi fondamentalmente potete avere una serie di frasi di esempio, una traduzione in italiano professionale, e il tutto secondo me è molto interessante perché ovviamente ripeto, è un dizionario serio a pagamento e credo costi anche una cifra importante, però poi oltre alla parola che voi trovate potete anche andare a vedere. Io ho anche il dizionario, per esempio, della pronuncia, ho due dizionari giapponesi differenti, tutti purtroppo, ripeto, a pagamento, però anche questi sono acquisti che secondo me vale la pena fare. E rispetto a comprare il Denchi Jisho, la copia cartacea, chiaramente questa è una modalità di fruizione probabilmente più immediata e pratica.
Vediamo ad esempio, questo è il dizionario, adesso va molto di moda nella community del giapponese lo studio del cosiddetto Pix Accent, quindi diciamo è improprio dire i toni come nella lingua cinese, comunque non è neanche un accento, è una via di mezzo, di solito viene schematizzata, questo lo sposto un attimo con i pallini, no? Quindi per esempio il suono che sale, il suono che scende alla fine, se questo, cioè, la particella, se questa è la particella, si può attaccare alla stessa altezza o meno. Anche qui andatevi a vedere, credo ci sia uno youtuber piuttosto famoso che si chiama Dogen, che fa dei video proprio dedicati al Pix Accent a pagamento su Patreon, credo si chiama il sito, altrimenti li trovate in forma gratuita, trovate diciamo le introduzioni in forma gratuita sul suo canale YouTube, che è un canale comico che potrebbe essere interessante anche questo da valutare. Comunque qui sentite, questo è un dizionario utilizzato essenzialmente dagli annunciatori, quindi da giapponesi che in televisione si occupano, ad esempio, non so, di fare annunci di ogni tipo, della lettura delle news e quant'altro. Sentiamo. Deso. Rezo, quindi appunto abbiamo trovato anche il suono oltre alla traduzione in italiano quant'altro. Questo me lo sono ricordato abbastanza bene. Torniamo al mazzo principale. Vediamo, volevo anche farvi vedere. Questo è un mazzo credo di aver trovato, in parte ho creato, del Japanese Intermediate, che è il libro che di solito segue al Genki, no? Si dice che il Genki 1 e il Genki 2 a molti non piacciono, io li ho utilizzati, mi sono trovato abbastanza bene, poi è importante anche capire come si studia. Io ho studiato essenzialmente con degli insegnanti, con dei online. E ho anche fatto dei corsi all'Istituto di Cultura Giapponese. Il Genki 1 e 2 possono essere utili, poi ci sta questo Japanese Intermediate, di cui appunto ci sta questo mazzo. Ora, tutto questo per dirvi cosa: qui Machigai ni Kigazuki masen deshita. Non mi sono accorto, Kigazuku, di aver sbagliato, dice qui. Quindi qui ci sarà una regola grammaticale, ma in realtà Kigazuku, appunto, non notare, accorgersi, eccetera. E la carta è dedicata a questo. Cosa vi volevo far vedere? Che sempre se io sto studiando in questa configurazione, quindi con le frasine preimpostate, ci possono essere mazzi di grammatica, mazzi che hanno dei film dentro schematizzati e quant'altro, io cosa vado a fare? Ora mettiamo che questa frase qui dico, ma certo, vorrei avere una traduzione di questa frase, per quanto approssimativa automatica. Poi magari chiedo delle citazioni al mio insegnante, però intanto vorrei avere un'idea. Allora che cosa faccio? Mi copio questa frase, apro il browser, sono, beh, un po' di pagine di materiale di studio, Corriere della Sera e quant'altro, vado su un sito che si chiama DeepL, credo si legga così, che sta comunque per Deep Learning, quindi è un software che fa le traduzioni in modo, diciamo, intelligente. Copio la frase e rispetto al Google Translate, questo secondo me è il traduttore, ma non solo secondo me, anche secondo, insomma, trovate addirittura degli articoli in giapponese su Google News, è il sito che consente in qualche modo di avere più accuratezza nella traduzione automatica. Mai fidarsi dei traduttori automatici, però è uno strumento che io spesso utilizzo in combinazione anche ad Anki quando sto studiando magari un mazzo per la prima volta o altro, proprio per avere una prima traduzione, poi ovviamente da verificare. Vedete che è stato abbastanza preciso. E concludo dicendo che altri software, secondo me, estremamente utili sono il OneNote, che vi consente eventualmente anche con degli insegnanti o con più insegnanti o con più persone di creare dei blocchi di appunti condivisi. Questo che vedete qui, per esempio, è un appunto che io avevo preso su un test JLPT gratuito che si trova su un software che si chiama Web News, mi pare. Easy Japanese, una cosa del genere, dovrebbe essere questa cosa che è scritta qui. E fondamentalmente questo software
Si autosincronizza su tutti i vostri device, quindi tutto quello che scrivete da una parte ve lo ritrovate poi, non lo so, io ora sto scrivendo sull'iPad, me lo ritroverò sul computer, sul dispositivo Android e quant'altro. È utile perché funziona in modo quasi istantaneo e quindi durante una lezione con un insegnante, con un collega di studio o quant'altro, tutti gli appunti che prendete li potete condividere in tempo reale praticamente. Con chi state interagendo, avendo una sorta di lavagna virtuale a disposizione. Questo ovviamente si può, se io sto studiando su Anki, non voglio queste funzioni calligrafiche perché magari le trovo, diciamo, mi distraggono, non mi piace l'idea di scrivere, qui tra l'altro penso di aver sbagliato pure l'ordine dei tratti. Ma ci cai così, ma voglio una cosa un pochino più pulita, giusto per esercitarmi a scrivere. Certamente con OneNote posso farlo. Proviamo, diciamo, ad andare avanti qui. Diciamo, questa più o meno me la sono ricordata. Però riprendiamo il 継続、fumazzo. 物事は根気よく継続すSì, ることlui が大parla, 切です。io lui ha parlato, quindi posso, diciamo, provare a, chiedo scusa, a utilizzare questo come proprio se fosse uno strumento per lo studio Nihongo. Benkyo dovrebbe essere così. Benkyo sur tame no e software, appunto. Quindi questo al fine dello studio della lingua giapponese posso utilizzare questo OneNote nello stesso modo in cui facevo prima. Altrimenti, un altro software interessante è Notability. Qui ho fatto la foto a un test di un libro, proprio per poi poterci scrivere sopra con l'iPad e tutto. Questo è un Dokkai, quindi un test di lettura dell'N3. La cosa simpatica di questo è che dovrebbe avere una funzione di, per esempio, adesso, oggi. Che so, vabbè, facciamo solamente questo. Ha una funzione per cui io posso convertire il testo. Vedete, converto la selezione, anche delle frasi lunghe funziona abbastanza bene, direttamente nella lingua giapponese. Anche questo a pagamento, valutatelo. Scusate, però può essere di grande interesse. Andiamo a quindi vi ho fatto vedere qualche software. Andiamo a concludere questa volta, magari veramente, poi si può ampliare il tutto facendovi vedere un'ulteriore funzione interessante. Questo è Gabby. Allora, questo è un ennesimo mazzo di quelli che ogni tanto utilizzo. Guardate, io vorrei ricreare qui il carattere che vedo sulla sinistra, che dovrebbe dire tipo comparire in scena, anche tipo apparire, che so, apparire sul mercato, oltre che il significato letterale di un attore che esce su un palco, credo, poi vediamolo subito, sennò si vedete ingresso sul palco, introduzione in un mercato pure vuol dire. E questo mazzo è carino, è autogenerato con un software però solo per Android che si chiama Akebi, che vi consiglio di andare a vedere se utilizzate Android come dispositivo. E praticamente si legge Do Show, però non ve lo facciamo così, copia, vedete che lo copia in automatico, io non ho fatto copia e incolla, e qui ci andiamo anche a sentire come si legge, così evitiamo. 登場、Chiedo scusa, non do, dojo.登場。Tojo. Ok, quindi sono lungo piatto, poi sul Pixaxe, ripeto, ci sarebbe un mondo, un vaso di Pandora che si potrebbe aprire. Che cosa vi volevo far vedere io? Che se io scrivo così, anche molto rapidamente e in modo apparentemente non comprensibile, ora questo ovviamente non l'ha preso perché l'ho scritto in modo troppo incomprensibile, però. Vedete che, ecco, anche scrivendo rapidamente, questo addirittura cerco di farlo con un tratto quasi continuo, lui lo prende. Quindi l'iPad integra questa funzione di lettura della calligrafia della persona automatica, in cui anche se voi fate dei caratteri relativamente complessi, questo non è un kanji complessissimo, però anche scritto, come avete visto, in modo
molto rapido. Il dizionario, ma questo vale su qualsiasi, non è solo per questo dizionario, ora ho aperto il dizionario per farvi un esempio, riesce a dedurre ciò che voi avete scritto. È necessario, in questo caso, secondo me, un po' di pratica di scrittura a mano, ovviamente fa bene. È un qualcosa, ripeto, di non indispensabile, per carità, però potete poi andare a verificare quello che è il kanji senza magari la lettura, senza nulla. Ho trovato questo kanji e lo scrivo e automaticamente poi posso trovarne il significato. Se io questo lo copio, vi faccio vedere anche, vedete, questo si chiama Dictionaries, questo si chiama Imiwa, l'altro software che io utilizzo sull'iPad. È un software gratuito, completamente gratuito. Purtroppo al momento non ha l'italiano se non nelle frasi di esempio e nell'interfaccia, perché mi hanno riferito, ho provato a sentire, mi pare, gli autori, che purtroppo la parte italiana del dizionario non è più completamente in forma gratuita. Però ecco che con questo software voi potete andare a avere per i kanji anche la scomposizione e poi l'ordine dei tratti. Questa è una funzione che a me interessa, non è detto che a tutti interessa. Vi ricordo, tra l'altro, che non è detto che l'ordine dei tratti per un carattere sia univoco. Ci sono dei caratteri che possono essere scritti con ordini differenti. Si dice all'inizio che sia perché alcuni sono cinesi, altri mi pare che l'esempio principale sia proprio quello di campo. Mi pare di ricordare, poi posso dire una castroneria, quindi questo controllatelo, però se io qui metto il nostro campo, l'ordine dei tratti credo possa essere diverso diciamo, in realtà a seconda se io lo sto scrivendo in kaisho, kyosho e quant'altro, ma come questo anche di tanti altri caratteri, lì ci sarebbe da farvi vedere dizionari di calligrafia e quant'altro. Io direi che per questo video di introduzione può bastare. Se il tutto può essere di interesse, potrei condividere altri video in seguito. Se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio per la pazienza e ovviamente se ci sono delle domande o dei dubbi, resto a disposizione. Ripeto, concludendo, che non sono un esperto, non sono un istruttore qualificato, sono un semplice appassionato, nella vita faccio tutt'altro. Vi suggerisco sempre, verificate tutte le informazioni che trovate su internet. In particolare oggi va molto di moda il dire, ok, ho fatto questo in 1 minuto, in 5 minuti, in 10 minuti, posso raggiungere l'obiettivo in 5 secondi. Non è detto che sia così, ognuno ha i suoi tempi. È necessario rispettare chi vuole anche avere un approccio graduale ma serio. Lo studio della lingua giapponese, a mio avviso, è un percorso che accompagna, per tutta la vita di una persona. Non è qualcosa che si studia in poco tempo, si impara in poco tempo. Poi, per carità, a ognuno il suo. Grazie per avermi seguito e buon proseguimento.